Ciao a tutti, bentornati e benvenuti nel mio canale. Io sono Miss Giulia e oggi vi parlo di un nuovo sito, Fashion in Milano. Nasce nel 2006 ed offre una vasta gamma di articoli per noi creative. Come potete vedere dal sito, ha una sezione dedicata alle pietre d'ore, alla minuteria in argento 925, un'altra sezione dedicata alle catene rosario, ai componenti Zama e tanti tanti materiali davvero interessanti. Vi lascio ovviamente il link in descrizione del sito e in descrizione vi lascio anche un codice sconto del 50%. Lo sconto è valido su tutto il catalogo, è valido soltanto per i miei iscritti, quindi se non sei iscritto al canale iscriviti e utilizza il codice sconto, ed è valido solo sul primo acquisto sul sito. Inoltre, per gli acquisti superiori ai 50 euro al netto dello sconto, le spese di spedizione sono gratuite. Vi faccio un esempio: acquistate 100 euro di materiale sul sito, inserite il buono sconto del 50% nel carrello e pagherete soltanto 50 euro. Escluse le spese di spedizione, perché appunto sono gratuite. Per ordini invece inferiori ai 50 euro, le spese di spedizione costano 5,50 euro e viene spedito tutto e consegnato con il corriere GLS in 1-2 giorni lavorativi. Tutte queste informazioni ve le lascio ovviamente giù nell'info box, quindi aprite l'info box e troverete appunto tutte le informazioni necessarie. Adesso finalmente vi mostro cosa ho scelto in collaborazione dal sito Fashion Milano. Siete pronti? Andiamo a spacchettare! Ed eccomi qua, andiamo a spacchettare. Un attimino che tolgo il tutto dalla busta, perdonate i rumori di sottofondo. Ed ecco qua. Qui ovviamente ci sono scritte i vari materiali che ho scelto con i relativi prezzi. Poi c'è la bustina con i materiali avvolti appunto dal pluriball. Io ovviamente qualcosina l'ho sbirciato e all'interno ci sono queste due bustine. Ed eccomi qua, vi mostro per prima il contenuto di questa bustina. Un attimino che tolgo il tutto. Ecco qua. Ok, allora ho preso questo filo di perle bianche coltivate in acqua dolce, misurano 8/9 mm, spero che si rendano in videocamera perché sono davvero bellissime. Oggi qui c'è un tempo bruttissimo e ho acceso la luce artificiale, quindi spero che rendano anche in videocamera, cioè, vi posso assicurare che son bellissime, io adoro le perle. E sul sito, oltre a trovare queste qui coltivate in acqua dolce, troverete anche quelle coltivate in acqua di mare, quindi davvero vi consiglio di spulciare per bene e di guardare tutte le vari articoli. Ci sono anche delle perle bellissime, cioè solo dalla foto erano bellissime, le perle barocche provenienza australiana di altissima qualità, e sono rimasta con gli occhi a cuoricino, sono davvero davvero belle. Poi ci sono davvero tantissime tipologie e forme diverse, quindi vi consiglio vivamente di andare a guardare e curiosare sul sito. Poi ho preso questo charms a forma di cuoricino, davvero carino e piccino picciò, ed eccolo qua. È in argento 925 placato in oro, qui già c'è anche l'anellino da 4 mm e questo cuoricino misura 12x7 mm, davvero carinissimo, e tutti i componenti sono made in Italy, la manifattura appunto è made in Italy. Poi ho preso questi tre anellini saldati, un attimino che li tolgo dalla confezione, sono misura 8 mm e questi qui li ho pensati per lavorarli in brick stitch, infatti sono saldati, sono sempre in argento 925 placati in oro, sempre made in Italy. Poi un attimino che rimetto il tutto nella bustina, ho preso questo connettore, eccomi qua, questo connettore con su raffigurante una Madonnina, davvero molto carino. Questo qui è in argento sempre 9,25, brunito, ed ha la misura di 14x11 mm e sono proprio ideali per fare le catene rosario, infatti hanno tre forellini, ideale appunto per fare la catena rosario. Io appena avrò 5 minuti di tempo mi andrò a fare una catenina per me. Poi ho preso questo filo di canottiglia dorata, questa misura 1,2 mm ed è adatta per realizzare dei lavori in bead embroidery, infatti andrò a testarla, andrò a lavorarla appunto in bead embroidery. Poi ho preso sempre per il brick stitch
questi due cuoricini, un attimino che li tolgo, ecco qua, sempre in argento 9,25, eccoli qua, placati in oro. Questi qui, come dicevo prima, sono adatti appunto al brick stitch, ma volendo possiamo utilizzarli anche come connettori ed assemblarli all'interno di una collana o anche degli orecchini, aggiungendo, non so, qui un chiodino con una perla e con il perno. Sono davvero molto versatili, oppure lavorandoli appunto al brick stitch. Io, come sapete, andrò sempre a lavorarli al brick stitch perché mi piacciono le cose un po' più complesse da fare e quindi non vedo l'ora di utilizzarli. Questi connettori misurano 20x16 mm, sono davvero graziosi, ed oltre ai cuori ho preso anche le stelline, ed eccole qua, due stelline sempre in argento 9,25 placate oro. Queste qui misurano 23 mm, come vi dicevo prima sono sempre manifattura made in Italy e sono l'effetto martellato, spero che si percepisca dalla telecamera, ed eccoli qua, sempre per lavorarli appunto al brick stitch. Poi ho preso anche questi due ovali, ed eccoli qui. Questi due vali sempre in argento sterling 9,25 diamantati, questi qui misurano 17x13 mm, sono anche questi molto molto carini. Poi ho preso anche questi cornetti portafortuna, eccolo qua, contro l'invidia e il malocchio, da buona napoletana io ci credo. Vi mostro per prima questi qui dorati, ed eccoli qua, sono sempre in argento 9,25 placati in oro, e questi qui misurano 13x3 mm, sempre manifattura made in Italy e sono davvero graziosi. C'è sempre appunto l'anellino, e li ho presi anche smaltati in colorazione bordeaux. Sul sito c'erano disponibili anche altre colorazioni, se non erro c'era avorio, nero, poi anche rosso e poi anche Tiffany. Io l'ho preso in bordeaux perché mi piace tantissimo questa colorazione. Questi sono sempre in argento 9,25 con ovviamente smaltati, e poi c'è la parte qui in alto che è in oro rosa, quindi sono davvero carini carini carini. E sul sito, oltre a questa versione, diciamo questa piccolina da 13 mm, c'è anche una versione un po' più grande con gli zirconcini, quindi vi consiglio di andare a spulciare e guardare anche quella versione lì, perché anche quella è davvero molto carina. Ecco qua, questo era appunto il materiale della prima bustina, adesso vi mostro la seconda bustina. Un attimino che apro il tutto. Ecco qua, aspettate che li sposto dietro così ve li mostro. Allora, ho preso queste sfere davvero molto carine, ve le apro. Eccole qui, effetto satinato e diamantato, davvero molto molto carine queste sferette, misurano 8 mm e sono ideali per creare qualsiasi cosa. Davvero molto molto carine. Ecco, ora ne perdo una, perfetto, un attimino che le rimetto di nuovo nella bustina perché sennò faccio danni. Poi ho preso questi due componenti in zama, sono spettacolari questi due componenti, davvero particolari, ed eccoli qui, sono in zama placati in oro giallo, hanno questo effetto un po' satinato e raffigurante appunto questa edera rampicante. Questi misurano 39x14 mm ed è sempre una manifattura italiana. Ve li mostro in dettaglio, questo è il retro. Davvero molto molto carini. Tutto molto fiabesco, carinissimi. Poi ho preso anche questi due perni, ed eccoli qui. Due perni smaltati in questa bellissima nuance rosa molto tenue. Dietro c'è sempre l'anellino che consente appunto di aggiungere le nostre lavorazioni o assemblate o anche in tessitura di perlina. Davvero molto carini, e mi hanno incuriosito perché sul sito c'era scritto che sono in alluminio galvanizzato. Misurano 12 mm e non vedo l'ora di testarli. Poi ho preso questi quattro componenti in zama placati in oro. Hanno questa bellissima forma a rombo, questo effetto satinato, sempre manifattura made in Italy,
e misurano 17x17 mm, davvero molto carini. Eccoli qua, questo è il retro, ovviamente questo è il davanti del componente, davvero molto carini. Poi ho preso anche questi quattro ovali, sempre connettori, un ovale asimmetrico, sempre in zama placcato in oro, ha questo effetto satinato, sempre manifattura made in Italy. Questi qui misurano 35x22 mm, ne ho presi appunto 4 ed eccoli qui. Ok, poi ho preso anche dei perni in zama a forma di cuoricino, davvero carinissimi, ed eccolo qua. Anche questo ha un effetto satinato, martellato, sempre placato in oro e misura 20x17 mm, sempre made in Italy. E ne ho presi appunto due coppie. Poi ho preso anche questi quattro connettori sempre in zama a forma di rombo, davvero molto carini, misurano 27x27 mm, hanno sempre due fori e ne ho presi appunto due coppie. Poi sempre in zama, questo è l'ultimo componente che ho preso in zama, sono questi perni a forma di stellina. Davvero carinissimi, sempre questo effetto satinato martellato. Misurano esattamente 12x12 mm. Questo è il retro con appunto la farfallina. Ne ho prese solo una coppia. Poi ho preso anche le monachelle, ed eccole qua, un attimino che le tolgo dalla bustina. Ne ho prese due coppie. Sono con questo filo brunito, davvero molto carine. E misurano 38x18 mm, sono free nickel e sono appunto ideali per le lavorazioni in brick stitch, ma volendo si possono anche lavorare con il wire, quindi sono davvero carinissime e non vedo l'ora anche queste di utilizzarle. Poi ho preso anche questi conetti filigranati, davvero molto molto carini, sono in metallo anallergico rodiati e sono perfetti da utilizzare con le perle, copriperla, oppure coprifili o anche i copri spirale in tessitura di perlina. Sono davvero molto molto carini, o anche per progettini di assemblati, perché no, utilizzandoli proprio come coppette da gelato, sono davvero carinissimi. Poi ho preso anche questo anello, un attimino che lo tolgo dalla bustina, eccoli qua. Quest'anello che ha questa piastrina forata che ci consente di realizzare diverse tipologie di anello a seconda appunto della decorazione che vogliamo appunto realizzare. Davvero molto carino. Poi infine ho preso le pietre dure ed eccoli qua. Ho preso questi cabochon in onice nera sfaccettata, tonda da 25 mm, guardate che bella, davvero molto luminoso, carinissimo, con il foro appunto passante, ma io credo che andrò ad incastonarli appunto in tessitura di perline, davvero molto belli, da 25 mm e lo spessore di 9 mm. E poi ho preso queste due perle in radice di rubino, bellissime, due perlozze grandissime, anche queste da lavorare sempre in tessitura di perline. E poi infine, un attimino che metto a posto le perle, ed infine ho scelto questo filo di radice di rubino che è spettacolare. Guardate che bello, è da 4 mm sfaccettato e sul filo sono presenti 94 pietre. Davvero spettacolare, lo adoro. Sul sito, nella sezione delle pietre, è una cosa che è davvero carinissima come idea. C'è una piccola descrizione per ogni pietra e anche un motto. Per la pietra, questa qui di radice di rubino, c'era scritto questa descrizione che vi leggo testuali: è una pietra forte, dominante, riscalda il corpo, la sfera sentimentale e rende sensuali. Per quanto riguarda il motto, c'era scritto la passione di Plutone ravviva il fuoco selvaggio di Marte. E io aggiungo, da oggi in poi pietra di rubino ovunque.
con la sensualità e ovviamente anche i cornetti, così uniamo la sensualità anche alla protezione contro l'invidia. Io le adoro. Poi, tra l'altro, neanche a farlo apposta, la pietra di Rubino è nella stessa tonalità, appunto, del cornetto, quindi è perfetto. Niente, ragazzi, queste erano tutte le cosine che ho scelto appunto dal sito di Fashion in Milano. Ovviamente seguirà un tutorial in collaborazione con il sito. Io ringrazio il signor Sergio per la sua disponibilità. Io, come sempre, vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutti!